Corso Umberto a Pescara, alla Maison des Arts, la Fondazione Pescara Abruzzo dedica una mostra a Salvatore in Corpora. Si intitola Il rosso agrumato dell'uomo e raccoglie un centinaio di opere di questo artista che Sgarbi ha accostato a Guttuso. Dentro c'è l'esperienza tragica della Seconda Guerra Mondiale, come internato militare c'è il cosiddetto ciclo verghiano, ci sono i temi sociali, l'emigrazione, il lavoro, la povertà, insieme ai temi sacri, in particolare i caratteristici presepi, e c'è la guerra. Questa è un'opera dei primi anni 70, si chiama Inquieti con le scarpe in mano. Ecco, forse caratteristica della sua produzione l'importanza delle mani, grandi mani e dei grandi piedi come segno della sofferenza umana, e anche un po' ricorda il fatto che lui, essendo stato prigioniero dei tedeschi, aveva queste mani incallite perché lavorava in una fonderia, e piedi spesso nudi perché non avevano spesso le scarpe o le avevano con degli stracci, e quindi questo lui trasferisce il dolore, la sofferenza della sua anni di prigionia anche nelle opere successive, in qualche modo, perché diventa un tema fondamentale del suo sentire, questa empatia verso i poveri, verso gli sconfitti, verso appunto quindi il mondo verghiano e gli immigranti. Ci sono moltissimi lavori sugli immigranti, e poi anche i temi religiosi, in cui la parte importante è la sofferenza del Cristo, che viene condivisa in qualche modo esprime anche la sofferenza della popolazione.